Ma che gol ha fatto il Sharawi? Il mio cuore è dedicato a Volpato, ragazzi, perché è suo il gol decisivo. Al 90° fa 1-2 sulla palla rimorchio di Matic. E come l'anno scorso Purga il Verona. 1-3 e tutti a casa. 1-3 e tutti a casa. Vi amo quando giocate così. Vi amo. Tutto ci avete messo nei minuti finali per vincere la partita, a partire appunto da Mourinho, perché poi alla fine ci siamo ritrovati a giocare con la tripla punta, Belotti, Abraham, Shomurodov, è entrato il Shaarawy, ragazzi sono entrati tutti, pure Matic, e l'abbiamo vinta, Camara, un carro armato, che partita nuovamente che ha fatto, è Volpato ragazzi, eh? Quello scoperto da Totti va fatto giocare perché è veramente un gioiellino. Diciamo che può giocare ovunque, un centrocampista offensivo, un trequartista, ragazzi, ma che veramente se adattato per bene, Mourinho può trovargli la posizione perfetta e adatta a lui. Dagli così, ragazzi. Ora abbiamo due match importantissimi. Quello con il Ludogorets in partenza, ragazzi, va vinta giovedì e poi il derby. Mamma mia, ragazzi, settimana decisiva. Decisiva per il proseguo della stagione che parte con una vittoria perfetta ad Halloween 2022, ragazzi. L'unica tegola è Zaniolo perché, ragazzi, esce nel secondo tempo dopo un contatto subito nella prima frazione di gioco, ragazzi. Speriamo che non stia fuori troppo tempo perché comunque il cartellino rosso appunto di Davidovic è appunto ai danni di Nicolò Zaniolo, lo prende in pieno, entrata killer ragazzi e poteva veramente spaccarlo in due, bruttissima entrata e appunto il rosso diciamo che ha un po' svoltato la partita, possiamo tranquillamente dirlo, non mi vergogno nel dirlo, ma ragazzi se fanno entrate del genere devono essere assolutamente puniti. Allora, il Verona aveva iniziato bene la gara, devo dirlo. Complimenti comunque al Verona che si trova, ragazzi, nelle ultime posizioni. Però comunque hanno veramente una gran bella squadra. E una bella squadra non tanto a livello di singoli, bensì di anima e di calcio. Perché comunque la fanno far girare, ok? Iniziano bene, ragazzi. Una Roma che comunque ha tenuto di più la palla, ma non ha avuto molte idee, anzi, praticamente zero nei primi minuti, quindi non siamo riusciti mai a sfondare la difesa avversaria. E loro segnano al 25esimo gol da fuori area, ragazzi, con troppa libertà, appunto, praticamente un tiro, possiamo dirlo, un tiro cross da fuori area messo dentro per la deviazione appunto di Davidovic, che fa il gol dell'1-0, ragazzi. Però devo dire, gol magnato, gol subito, perché ragazzi, Abraham mi ha rotto le scatole, perché neanche oggi segna, ma al di là di quello, ragazzi, si è mangiato più gol che altro, perché pure il pareggio di Zaniolo deriva da un gol di ruolato da Abraham, e poi il palo che ha preso, ragazzi, il primo dei due, è qualcosa di scandaloso, a porta vuota, ma come si fa? Salta il portiere e poi non riesce a segnare, a porta vuota, raga, mi sembrava di rivedere Dzeko, ma per favore, ragazzi. Il rosso poi condiziona la partita perché il Verona atleticamente e a livello di testa l'ha messo veramente bene, in vantaggio 1-0 davanti casa, ma soprattutto, ragazzi, esprimendo un buon calcio, ok? Rosso, perché ci sta, a Davidovic, e cambia la partita perché la Roma in salita avanza gli esterni, quindi cambia tutto tatticamente. Il Verona li abbassa, ragazzi, e la Roma fa subito gol. Diciamo al 46esimo minuto del primo tempo con Nicolò Zaniolo, palo di Avram sulla gran percussione e il recupero palla di Camara, che veramente è l'amore mio, un fenomeno vero, ragazzi. Mamma mia, che giocatorino Camara! E poi appunto il palo di Avram e la rete di Zaniolo sul secondo palo. Poi esce nel secondo tempo. Ci sono un po' di cambi subito di José Mourinho che voleva vincere la partita con un assetto molto, molto, molto offensivo. Anche nel secondo abbiamo rischiato, ma veramente poco. Poco perché ragazzi di rigore in porta effettivi del Verona ce ne sono stati pochissimi, mentre Montipò è stato occupato in qualche conclusione della Roma, che secondo me è peccato un attimo di idee, perché ragazzi il Verona si è chiusa veramente arroccata indietro, no? In difesa, quando ha potuto comunque è ripartita, gli vanno fatti tanti complimenti per il coraggio che hanno dimostrato di avere in questa partita, ma poi ragazzi con la qualità effettiva che abbiamo di più noi l'abbiamo vinta.
L'abbiamo vinta perché siamo stati padroni del campo nel secondo tempo, ragazzi, giustamente con un uomo in più, con fiducia dopo il gol segnato da Nicolò Zaniolo. Sono entrati appunto il Sharawi al 46esimo per mandare fuori Cristante, quindi già da qui si capisce quanto la Roma sia effettivamente alzata. Out Zaniolo e Zalewski, dentro Belotti e Volpato, quindi una punta in più ad affiancare Abraham. Poi entra addirittura Shomurodov, che è stato importante a fine partita per la percussione e comunque in generale per provare ad avanzare con la manovra giallorossa. Camara, veramente ti amo, già l'ho detto, molto offensivi là davanti, e segna Cristian Volpato verso il 90esimo minuto con la palla rimorchio di Matic per il tiro da fuori area che pesca appunto l'angolino. E poi Sharawi, percussione incredibile, ragazzi, poi scavalca il portiere con un pallonetto e la mette in porta con il piattone. Che giocatore Sharawi, va impiegato, ragazzi, va impiegato, magari non dall'inizio perché non è un giocatore ormai carico come prima, a 30 anni, la coppia dell'altra volta, però comunque, ragazzi, a partire in corso è veramente strepitoso, perché ogni volta che entra, ragazzi, fa sempre bene, l'abbiamo visto lo scorso anno, gol decisivo contro il Napoli. Insomma, va benissimo così, ragazzi. 3 punti importantissimi. Roma che sale a quota 25, quindi siamo quarti in classifica da soli. Importantissimo, eh? Questo fattore per arrivare al meglio al derby. Valutiamo appunto la condizione di Nicolò Zaniolo in vista della partita contro la Lazio. La Roma che oggi non convince tantissimo, no? Sotto il punto di vista del gioco, ma che comunque, ragazzi, mi ha soddisfatto perché lottare è il minimo e la Roma lo ha fatto, in particolare nei minuti finali, con l'uomo in più. Era importante vincere, dovevamo farlo, lo abbiamo fatto e Mourinho si salva. Ciao!